della popolazione con età 40, fra i 65 e i 75 anni purtroppo soffre di almeno due patologie croniche. Quindi questo è la popolazione anziana al 2015, secondo questo dati Istat, era il 22%, la previsione al 2032 è 27,6%, quindi capite come quelle percentuali dovranno, potranno salire. E quindi il Servizio Sanitario Nazionale, occidentale direi, perché è un problema che non riguarda solo l'Italia, deve trovare soluzioni anche innovative per rendere sostenibile la gestione di questo fenomeno. Uno dei, degli asset, delle leve sulle quali si può andare ad agire è proprio il mondo della sanità digitale, della telemedicina. E a livello nazionale questo è una, ovviamente è un aspetto all'attenzione della programmazione nazionale, e quindi ci sono iniziative governate a livello nazionale ma implementate a livello regionale nell'ambito appunto del fascicolo sanitario elettronico, in particolare della telemedicina. E recentemente è stato approvato il piano delle cronicità, proprio che riguarda tutti questi aspetti, che fonda sostanzialmente su due pilastri principali. Uno è la gestione dei pazienti attraverso percorsi strutturati, percorso diagnostico terapeutico si chiama, e l'altro però, che lo dice il documento nazionale, è sostenuti dalla sanità digitale per rendere appunto più efficaci questi modelli. Quindi questi sono gli aspetti che abbiamo appena sottolineato e queste sono le leve sulle quali possiamo agire. In provincia autonoma di Trento questo aspetto è assolutamente centrale, è previsto addirittura dentro la legge provinciale per la tutela della salute, c'è un articolo dedicato sulla sanità digitale e da un punto di vista della governance di questa cosa la provincia ha istituito un centro di competenza per lo sviluppo della sanità digitale, mettendo insieme l'assessorato, l'azienda sanitaria e la Fondazione Bruno Kessler. L'assessorato, che ha funzioni di governo, di indirizzo, fa i piani. L'azienda sanitaria, che è quella che eroga il servizio e che quindi che offre le prestazioni ai cittadini. E la Fondazione Bruno Kessler, che invece mette a disposizione la competenza scientifica per riuscire, diciamo, a migliorare questi sistemi. Il centro di competenza, qui c'è un grafico che vuole un po' rappresentare quello che è il modus operandi, cioè l'idea è quella di costruire delle soluzioni che partano dall'analisi dei bisogni degli utenti, dei cittadini, dei pazienti, degli operatori sanitari e che quindi arrivino a costruire insieme a loro le migliori soluzioni possibili per poi, diciamo, ingaggiarli in questo tipo di assistenza. E adesso qua andrei avanti. E aspettate che mi sono piantato e vi farei Andrea allora in tutto questo la provincia sta costruendo un ecosistema di sanità digitale in cui l'idea è quella di costruire tante piccole applicazioni che possano servire al cittadino in funzione dei suoi bisogni lungo tutto il percorso, diciamo, della sua vita. La cosa interessante è che ci sono tre grosse aree, cioè l'interazione col servizio sanitario. Quindi l'accesso al fascicolo sanitario elettronico, ai referti, alle prescrizioni. Se voi andate dopo nello stand là potete attivarvi l'app per accedere al fascicolo sanitario elettronico, che la lanciamo proprio oggi, e quindi in 3 minuti vi installano questa cosa sul telefono e potete vedere i referti, potete vedere le ricette farmaceutiche, le prescrizioni specialistiche. Ci tengo a dirlo anche perché siamo la prima realtà nazionale che offre ai cittadini una soluzione di questo tipo. Poi c'è nella stessa infrastruttura, però, e quello è il motivo dell'incontro poi di oggi, è quella di offrire l'infrastruttura tecnologica per sostenere i modelli di cura appunto basati sulla tecnologia. E quindi nella pratica clinica lo stiamo sperimentando in particolar modo con i pazienti diabetici. Il diabete è una... adesso io qua andrei avanti, lo lascerei dire loro, però insomma è una patologia che impatta moltissimo sia in termini ovviamente numerici nella popolazione e quindi anche di costo e di sostenibilità per il servizio sanitario. Quindi io adesso farei vedere un paio di filmatini che durano in tutto una decina di minuti, poi lascerei la parola, anzi lascio subito la parola prima di lanciare video alla dottoressa Romanelli e poi dopo ci vediamo i video.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui. E prima del filmato, noi abbiamo qui una persona che è stata una delle prime ad utilizzare questo nuovo metodo di approccio verso appunto il paziente con diabete tipo 1 in trattamento insulinico. E lei avrebbe piacere di raccontarvi la sua esperienza e quindi di vedere come l'ha utilizzata e cosa ha sentito, se è possibile. Dopo partiamo dopo col... Non lo sapevo. Noi siamo pieni di... Allora, ciao Eliana, grazie di essere con noi. Okay. Ciao a tutti. Allora, io mi chiamo Eliana e ho 17 anni e poco dopo che mi è stato diagnosticato diabete di tipo 1, in realtà tipo 2 mesi dopo, ho deciso di partire per la Germania perché era un'attività organizzata dalla mia scuola e di restarci insomma per 2 settimane. E dato che era appunto così poco che avevo il diabete, la mia dottoressa mi ha proposto di utilizzare questa applicazione di cui vi ho appena parlato e per riuscire a restare più in contatto anche con loro e riuscire a vivere al meglio la mia esperienza. E difatti così è stato, perché almeno dal mio punto di vista avere questa applicazione è stato davvero molto utile. Infatti giorno per giorno io scrivevo insomma quello che mangiavo, l'insulina che facevo, anche le attività particolari che facevo là in Germania, molto particolari che facevo là in Germania, e in questo modo sia la dottoressa che insomma gli infermieri avevano modo di aiutarmi, di darmi insomma delle dritte, se vogliamo, per migliorare insomma, perché i primi giorni ad esempio avevo sempre la glicemia molto bassa perché appunto facendo tanta attività fisica si abbassava e non sapevo come fare, ma grazie appunto a questa comunicazione costante alla fine è stato possibile e sono riuscita anche a divertirmi molto, che credo che sia alla fine lo scopo di tutto, ecco. No, mi ha permesso di essere tranquilla e soprattutto ha permesso anche a mia madre di stare tranquilla, diciamo che è stata una bella cosa, perché sennò avrebbe continuato a chiamarmi, invece così siamo riusciti un po' a stabilire un giusto rapporto. Esatto. Mia madre è tranquilla. Quindi abbiamo, diciamo, ti sei avvantaggiato tu, la mamma, il papà, tutti noi che sì, ti seguivamo. Sì, anche comunque anche la scuola che, cioè insomma... Anche i professori che c'erano erano più tranquilli sapendo che comunque ero seguita direttamente. Tra l'altro tu eri in una famiglia, no? Sì, ero in una famiglia. Per cui anche la famiglia aveva... Sapevano che comunque non erano lì, insomma, da soli a cercare di aiutarmi. Allora, per concludere, se abbiamo qualcuno col diabete tipo 1, cosa diresti? Glielo consiglieresti? Sì, assolutamente. Grazie. Prego. Grazie. Ciao. Puoi far parte? Sì, era solo ci tenevo. Ma sì, cioè niente, questa, diciamo che questa applicazione che nel corso di questi anni, sono 2 o 3 anni che stiamo con appunto la Fondazione Bruno Kessler, col dottor Forti, che stiamo cercando di costruire assieme soprattutto al team di diabetologia, tutti gli infermieri che lavorano con noi, che sono una parte molto importante, se no non si potrebbe assolutamente intraprendere questo tipo di percorso. E siamo riusciti ad ottenere applicare, di prescrivere questa applicazione a coloro che ne necessitano, appunto tipo un ragazzo, un diabete tipo 1 all'esordio, piuttosto che una donna in gravidanza, e in modo tale di avere un costante rapporto con la persona. Quindi siccome si parla spesso di telemedicina e sembra che la telemedicina sia una cosa per cui il paziente diventa autonomo e gestisce le sue cose senza avere più nessuno che lo supporti, in realtà questo è esattamente l'opposto, cioè lo riteniamo un mezzo valido e a detta di coloro che l'hanno utilizzato hanno confermato la nostra impressione di clinici, perché aumenta il rapporto e il supporto che il soggetto affetto da diabete può avere con il personale dedicato sanitario. E credo che questo sia molto importante, perché permette loro di avere una sicurezza e di gestirsi in autonomia, diciamo, per quel che possono, pur sapendo che qualcuno
può supportarli nel momento in cui c'è bisogno. Adesso noi vedremo questo video, forse capirete bene di cosa stiamo parlando, insomma. Mamma mia, sono un po' preoccupata, a dire la verità. Sta tranquilla. Sì, però la terapia che mi ha dato non è adeguata a una gravidanza. Ma no, vedrai, cioè, risolviamo tutto, vedrai. Sì, risolviamo, però insomma io preoccupata sono lo stesso. Dai, bussa. Buongiorno. Buongiorno. Sono una ragazza trentina di 32 anni e diabetica appunto da quando ne avevo 11. Questa primavera, marzo, ho scoperto di essere incinta. È grandissimo shock all'inizio, però niente, loro mi sono subito stati di supporto, hanno subito lanciato questo progetto, diciamo, ed è stato una rivoluzione nella mia vita. È una cosa stupenda per come l'ho vissuta io. Da lì appunto mi hanno messo in contatto con l'FBK che mi ha insegnato come gestire l'applicazione all'interno dello smartphone. Consiglierei molto vivamente questo sistema, perché appunto dà una sicurezza. È un aiuto molto, molto valido, da 10 lode, diciamo così. Sono Silvia, infermiera del Centro Diabetologico di Trento e mi occupo con le colleghe di consultare ogni mattina i dati delle persone che utilizzano l'app. Quello che vedete a video è il nostro cruscotto, dove abbiamo segnalato tutte le persone che utilizzano l'app ed entrando in ogni persona riusciamo a vedere le glicemie, i pasti che loro inseriscono, gli eventuali messaggi ed allarmi che vengono inviati e abbiamo la possibilità di modificare, entrando in un'altra schermata, la terapia in tempi reali. Grazie a questa app ci sono stati dei grandi miglioramenti e abbiamo maggiori informazioni delle glicemie e della terapia dei nostri pazienti e quindi ha migliorato anche la tempistica di risposta che prima non avevamo. A scuola tutto bene oggi? Sì. Dai, interrogazioni? Solita. Sì, dai. Vabbè, dai, adesso vediamo, oggi c'è la visita, gli esami. Buongiorno, prego. Bene, allora procediamo come sempre con la visita, ti faccio togliere le scarpe e ti faccio salire sulla bilancia. Problemi con l'insulina? Usi tutta, vero, la zona? Ti sposti bene, anche qua dietro? Benissimo. Io sono una studentessa di Trento. Quest'estate mi hanno diagnosticato il diabete di tipo 1 e comunque ho deciso di non rinunciare ai miei programmi estivi e ho deciso anche di prendere parte a un viaggio di istruzione. Quindi ho pensato di rivolgermi al centro diabetologico e alla mia dottoressa, che sono stati ben felici di aiutarmi e di consigliarmi questa applicazione promossa dalla fondazione Kessler e che ho appunto adottato per questo viaggio di istruzione. Per comunicare con il centro utilizzavo appunto questa chat in direct che si trovava proprio molto facilmente all'interno dell'applicazione e che mi permetteva, proprio come in una normale conversazione via messaggio, di domandare
e di rispondere e comunque di ricevere tutte le informazioni di cui avrei potuto avere bisogno. Grazie a questa applicazione sono riuscita a gestirlo molto meglio e a sentirmi rilassata e pronta per affrontare tutte le varie attività che facevamo. Il sistema di cui parliamo è un sistema innovativo, è un sistema personalizzabile che è nato dall'esigenza di noi diabetologi e infermiere che sono a contatto con le persone con diabete di garantire la stessa terapia a tutte le donne diabetiche in gravidanza distribuite sul territorio provinciale. L'altra esigenza è di garantire lo stesso supporto a persone in trattamento insulinico intensivo. È un sistema che permette una tutela della privacy della persona con diabete. È un sistema che interagisce in tempi definiti, in particolari periodi della vita della persona affetta da diabete. La vera innovazione è la prescrizione di un'app nella pratica clinica. Il secondo video. Ok, allora, come avete potuto vedere, diciamo abbiamo preferito farvi vedere il video per farvi vedere in questo primo video principalmente il punto di vista degli utenti che sono sia i cittadini che gli operatori. Cioè qui le nuove tecnologie sono applicate proprio nella gestione di una malattia, di un paziente, per, come dire, facilitare la vita al paziente. Adesso vediamo più nello specifico come funziona la prescrizione e poi nella parte finale magari lascerei la parola a Michelina Monterosso della governance dell'azienda sanitaria, che ci racconta un po' quello che è lo sviluppo per mettere a servizio, diciamo, tutto questo che avete visto, perché quello che avete visto è come dire, una sperimentazione che coinvolge già un certo numero di pazienti, ma la provincia, l'assessorato alla salute, ha dato un obiettivo al direttore generale dell'azienda sanitaria al fine di mettere a servizio questa modalità per la gestione di tutti i pazienti, o insomma di una grande parte di quelli eleggibili, dei pazienti con diabete di tipo 1, e di sperimentare questa stessa cosa con i pazienti diabete di tipo 2, che, come poi ci racconterà meglio la dottoressa Monterosso, riguarda, diciamo, da un punto di vista organizzativo un modello in cui è coinvolto il medico di medicina generale. Mi taccio e vediamo la seconda parte del video. Ora vedremo cosa vuol dire prescrivere una app. Dalla lista dei pazienti, il medico sceglie un paziente e gli prescrive una app. Essa viene scelta da una lista di possibili app. Quindi il medico sceglie il periodo in cui sarà attiva l'app sul cellulare del paziente, ovvero dal momento in cui il medico diabetologo prende in carico la donna in gravidanza fino a fine gravidanza. Il medico può anche attivare determinati allarmi per determinati pazienti. Per esempio, per 3 giorni di fila, 90 minuti dopo il pasto, il paziente ha la glicemia superiore a 130. Gli allarmi verranno poi visualizzati nel cruscotto del medico. Il medico inoltre può programmare all'utente delle misurazioni a determinati orari della giornata. Per esempio, può chiedere che il paziente si misuri la glicemia 2 volte al giorno a determinati orari. Il paziente sul suo smartphone o tablet troverà un promemoria di fare la misurazione, che toccata permetterà di inserire il valore misurato a mano o direttamente via Bluetooth se il glucometro è Bluetooth. E allo stesso modo il medico può impostare dei promemoria di assunzione di farmaci, impostando il periodo, l'ora, la dose, eccetera. Per esempio potrebbe settare la terapia insulinica. Il paziente troverà dei promemoria diversi per i farmaci che toccati permetteranno di confermare la dose del medico o di cambiarla. Nei diari l'utente ha anche la possibilità di inserire pasti. I pasti possono essere inseriti manualmente oppure tramite l'interfaccia vocale. L'utente può scegliere tra 3 diversi tipi di dettaglio: solo carboidrati, testo o tutto il dettaglio del pasto. Esso avrà suggerimenti sul bolo e il medico vedrà quello che ha mangiato, insieme alle glicemie, all'insulina e a tutti gli altri dati che l'utente ha inserito e gli allarmi che ha generato. Il medico può inoltre abilitare i messaggi.
ovvero la possibilità per l'utente di scrivere al medico e viceversa. Nell'ecosistema 3C c'è anche CarboQuiz, un gioco per imparare il contenuto di carboidrati dei cibi più comuni. È diviso in 10 mini giochi che coincidono con i task base che un diabetico responsabile deve saper eseguire. In difficoltà crescente, ovvero partire dal distinguere i cibi che hanno carboidrati da quelli che non li hanno, per arrivare a quanti ne hanno. Durante il gioco vengono fornite correzioni, nozioni e suggerimenti all'utente nell'ottica di migliorare la sua conoscenza. Bene, quindi passerei la parola... Se vuoi dico io due parole, buonasera, okay. Anticipo tutti così ci togliamo il pensiero. Allora, io sono un medico che si occupa di organizzazione, quindi non vi parlerò di clinica ovviamente. Ci tengo però a condividere con voi il fatto che in Trentino, in provincia di Trento, sono 28.000 pazienti affetti da malattia diabetica, quindi circa il 5% della popolazione. L'assistenza, la gestione di questa malattia avviene attraverso tutta una rete di servizi che passa dal medico di medicina generale agli ambulatori e centri diabetologici piuttosto che agli ambulatori specialistici. Per l'età pediatrica esiste il centro diabetologico pediatrico presso l'ospedale di Trento. Quello che caratterizza tutti questi servizi è il fatto di condividere le informazioni attraverso un'unica cartella, così i pazienti già con questo strumento informatizzato sono sicuri che le proprie informazioni sono gestite contemporaneamente presso tutti i centri dove si recano. Quello che viene a caratterizzare, cioè come facciamo il quesito, come facciamo a migliorare la gestione del diabete, come in fondo anche di tutte le altre patologie croniche. L'idea è quella di non farsi sorprendere dalle innovazioni tecnologiche, come questa che adesso vi è stata presentata e vi sarà ulteriormente presentata, ma approfittare di questo strumento per inserire sempre di più le persone all'interno del percorso che i servizi sanitari possono offrire e d'altra parte è cambiare, innovare quello che è l'approccio, il rapporto tra lo specialista e lo stesso paziente. Finora avete visto questa applicazione che è stata applicata sul diabete di tipo 1, quindi nei centri diabetologici. L'obiettivo a cui si faceva accenno prima, che la provincia ha assegnato all'azienda, è quello di provare a introdurre uno strumento simile anche per i pazienti che vanno più raramente al centro, perché avendo un diabete di tipo 2 sono seguiti prevalentemente dal medico di medicina generale. Quindi l'idea è quella di costruire uno strumento simile con delle informazioni sempre più gestibili dal paziente e dall'infermiere piuttosto che dal medico che lavora in forme di associazione. L'obiettivo finale è ovviamente quello di migliorare appunto la presa in carico, come si dice, dei pazienti. Siccome sarà uno strumento secondo me molto interessante sui contenuti che andranno ad essere condivisi, passo la parola a Stefano Forti di Trentino Salute 4.0 FBK, insomma, che vi spiega un po' qual è questo sviluppo successivo della seconda tipologia di app, che è molto carina in realtà. Grazie, un caro saluto a tutti. Allora, dov'è che entra l'intelligenza artificiale su questo tipo di sistema? Entra nel fatto che cercheremo di introdurre della conoscenza medica all'interno di questa piattaforma. Ad oggi la piattaforma consente di trasferire i dati in tempo reale dal paziente
al centro diabetologico e quindi innescare un momento di monitoraggio, un processo di monitoraggio remoto in tempo reale. L'idea cos'è, soprattutto applicata ai pazienti tipo 2? Di cercare di coprire tutto quel periodo in cui il medico non può essere presente, quindi quando il paziente vive a casa e nella vita di tutti i giorni, per supportarlo nella gestione della propria malattia. Quindi non vuole essere sostitutivo del medico, vuole semplicemente, anzi, fare in modo che è come fosse il medico, l'infermiere, fosse presente nella vita di tutti i giorni, potendo dare dei suggerimenti direttamente al cittadino laddove ne abbia bisogno, magari relativamente al fatto del movimento, al fatto di un'alimentazione, riguardo la conta dei carboidrati, se ha qualche dubbio, che quello, qualche dubbio sulla quantità di carboidrati che sta assimilando e quindi calcolare eventualmente la dose di insulina, avere qualche dubbio nel momento in cui le glicemie non stanno andando bene e se quello che chiamiamo chatbot è in grado di dare qualche suggerimento intelligente lo farà, laddove il paziente comunque ne abbia bisogno contatterà comunque il medico di riferimento. Quindi vogliamo costruire un sistema che oltre a quello che il medico già fa accompagna anche il cittadino nella vita di tutti i giorni dandogli questi suggerimenti che possono essergli utili. Lo vorremmo fare appunto andando a costruire questo chatbot, quindi questo agente virtuale che in qualche modo manderà dei messaggi, dialogherà col paziente, ma questa cosa la costruiremo insieme agli infermieri, ai medici, ai sistemi informativi dell'azienda sanitaria e insieme ai pazienti, perché diventano un elemento fondamentale, sono loro poi che lo utilizzeranno e quindi l'idea nei prossimi, con questo progetto di cui accennava la dottoressa Monterosso, avvieremo la costruzione di questa piattaforma intelligente che avrà appunto l'obiettivo di affiancare al medico anche e agli infermieri un agente virtuale che aiuti il paziente nella gestione della propria malattia. Questo è quello che faremo in Trentino a partire da quest'estate che sperimenteremo nel corso di quest'anno e del prossimo. Quindi Diego, a te le conclusioni? No, niente, volevamo farvi vedere ancora qualcosa, diciamo che era più un'attività che in qualche modo è in carico alle infermiere del reparto, però mi pare di capire che uno abbiamo finito il tempo e due non riusciamo tecnicamente a individuare le tre slide che dovremmo proiettare. Quindi se qualcuno avesse una domanda o due domande noi siamo ben lieti di rispondere, in particolar modo ovviamente le dottoresse, viceversa. Prego, sono pronte? Lascio a te la parola. Contro ordine. Buonasera a tutti. Io brevemente faccio riferimento a quello che è cambiato nell'attività quotidiana nell'utilizzo della telemedicina per quel che riguarda noi operatori sanitari. In assoluto, Chiada. Grazie. Il fatto di aver inserito questo tipo di attività specifica di telemedicina ha determinato per noi operatori sanitari il dovere di garantire una presenza in continuo di appunto chi si occupa di telemedicina e quindi di infermieri formati e dedicati che normalmente la mattina prendono una regolarmente visione dei dati che vengono inviati dai nostri pazienti, utilizzano un sistema di messaggistica integrata ogni qualvolta lo ritengono necessario e per quel che riguarda le competenze dell'infermiere, dopodiché chiedono, cioè facendo un primo filtro prima di richiedere l'intervento del diabetologo qualora ce ne sia bisogno. Per questo tipo di attività noi abbiamo calcolato che il tempo medio per paziente è di 10 minuti. Con questo abbiamo finito. Niente, chiudiamo. Volevo chiudere semplicemente in questo modo. Cioè noi abbiamo come provincia
investito e stiamo investendo molto proprio su tutta questa parte dell'innovazione, in particolare appunto sulla sanità digitale, perché siamo fermamente convinti che sia una delle strade da percorrere per rendere sostenibile il servizio sanitario nei prossimi anni per la gestione di questi del numero crescente di pazienti con cronicità, ma soprattutto anche per rendere migliore la qualità della vita dei pazienti. E per fare questo, come avete visto, l'idea è quella di avere un approccio di sistema, cioè costruiamo questa soluzione con un approccio di sistema inteso come livello organizzativo, in cui quindi i decisori, insieme a chi gestisce la sanità, ma anche all'innovazione, alle imprese private che costruiscono poi i sistemi, ma anche insieme con i destinatari finali di tutta questa innovazione, che sono da un lato gli operatori sanitari e dall'altra parte i cittadini. Ve lo ridico, nel 2018 vogliamo mettere a regime, cioè rendere reale per tutti i pazienti con questo tipo di cronicità questo sistema innovativo, e nell'arco dei prossimi anni estendere questo tipo di modalità a tutte le altre patologie in un'ottica progressiva, a partire dalle malattie respiratorie e cardiovascolari. Io mi fermerei qua se non c'è nessun altro tipo di intervento. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie mille ai relatori. Due note di servizio. La prima è di fare molta attenzione per quanto riguarda la sicurezza, non lasciare borse, zainetti, qualsiasi cosa di questo tipo incustoditi dall'organizzazione. Si sono premurati di segnalarlo a tutti i partecipanti. La seconda invece riguarda due iniziative di partecipazione promosse dalla Fondazione Bruno Kessler, che si svolgono nel tendone qua a fianco. Climb, una sfida alla quale tutta Trento Smart City Week aderisce per raggiungere virtualmente la città di Wuxi in Cina. Cerchiamo di percorrere collettivamente e in maniera sostenibile soprattutto più di 10.000 chilometri da Trento alla Cina, per dimostrare che un modo di muoversi sostenibile esiste, si può praticare. Il secondo è Tag Cloud, voce ai cittadini, permette, e anzi siete tutti invitati a esprimere la vostra idea sul tema della manifestazione, sul tema di Smart City Week, e attraverso alcune parole, alcuni termini, comporremo una nuvola di parole che rappresenterà poi alla fine di questi 4 giorni il sentiment di tutta la manifestazione. Io direi, Silvia, se sei pronta possiamo passare qui.